Renzi Aderno. Vi ringraziamo per la partecipazione, per aver accettato l'invito per una serata, un appuntamento importante organizzato per ricordare il poeta Felice Mastroianni. Un saluto a tutte le persone presenti, alle autorità rotariane e rotaractiane, un saluto alle autorità civili, alle autorità militari e ecclesiastiche presenti o che interverranno da qui a poco, e un saluto particolare all'onorevole Mario Tassone, che è qui presente insieme a noi, ha voluto accettare il nostro invito e passare con noi questa serata. Un saluto particolare anche al presidente dell'Università della Terza Età, la UNITER, Italo Leone, ai dirigenti scolastici presenti, ne ho visti parecchi, a tutte le persone del mondo della scuola e della cultura, anch'esse presenti in maniera significativa, e al presidente del Centro Riforme, Democrazia e Diritti di Lamezia Terme, onorevole Costantino Fittanti, per ricordare il poeta Felice Mastroianni. Avremo gli interventi del presidente Rotary Club di Lamezia, il dottor Tommaso Walter Greco, del professor Benito Vittorio Paola, che è presidente dell'Associazione Culturale Felice Mastroianni, e successivamente del sindaco della nostra città, il professor Gianni Speranza. Successivamente il professore Pasquale Tuscano, già ordinario di letteratura italiana all'Università di Perugia, farà una relazione sulla figura del poeta Felice Mastroianni e quindi una lettura di significativi testi del poeta Felice Mastroianni a cura dei nostri amici Raffaella Gigliotti e Pasquale Porchi. Vi auguro una buona serata, un buon proseguimento e passo la parola al nostro presidente, un saluto anche al sindaco di Platania, il dottor Carlo Conte. Passo a questo punto la parola al presidente Rotary Club di Lamezia, il dottor Tommaso Walter Greco. Buonasera. Grazie. Buonasera. A nome del club Rotary di Lamezia Terme, che ho l'onore di rappresentare, e a titolo personale porgo un saluto alle gentili signore, alle autorità rotariane, alle autorità civili, agli amici rotariani, ai soci del Rotaract rappresentati con a capo il loro presidente Danilo De Fazio e a tutti voi convenuti. Un ringraziamento va da parte del Rotary Club anche all'amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio a questa manifestazione. E devo anche ringraziare il professor Benito Paola, presidente dell'Associazione Felice Mastroianni, ma soprattutto un ringraziamento di cuore, veramente di cuore, al professor Pasquale Tuscano, che ha accettato il nostro invito per relazionare questa sera. Vorrei non solo salutare, la cosa mi commuove, i figli, il figlio del professore Felice Mastroianni, che noi ricordiamo questa sera, e la nipote, il figlio Cesare e la nipote Serenella Mastroianni. Non nascondo di essere particolarmente emozionato, in quanto oggi realizziamo un'iniziativa che vede il Rotary Club di Lamezia impegnato in un progetto che da tempo viene portato avanti nell'ottica di una promozione del territorio in cui si opera, al fine di
sviluppare iniziative tendenti a valorizzare quanti con il loro impegno, con i loro sacrifici e la loro cultura hanno dato lustro a questo nostro territorio. E credo che il professor Felice Mastroianni sia uno di questi. A tal proposito, mi preme ricordare l'iniziativa che è già stata avviata da questo club con l'amministrazione comunale al fine di valorizzare e far conoscere l'opera di un nostro concittadino, Massimo Cimino, famoso astronomo. Come dicevo prima, il percorso di valorizzazione dei personaggi che hanno dato lustro al nostro territorio è stato da tempo intrapreso dal nostro club, anche sotto la guida di chi mi ha preceduto, ed in particolare, soprattutto per questo avvenimento, dal past president Massimo Stancanelli, che ringrazio anche per l'impegno profuso, chiaramente insieme a tutto il direttivo e a tutti i soci, affinché questa manifestazione potesse riuscire nel migliore dei modi. Tale iniziativa, questa manifestazione, è stata realizzata in collaborazione con la neonata Associazione Culturale Felice Mastroianni. Il professor Felice Mastroianni, poeta ellenico e mediterraneo, come viene definito, ha tracciato con le sue opere, apprezzate e riconosciute in campo internazionale, un percorso poetico e letterario che va sempre di più scoperto e valorizzato. Per cui faccio un augurio di buon lavoro, ma soprattutto un ad maiorem a questa neonata associazione. E la invito anche a lavorare con noi o comunque con le altre associazioni culturali e comunque con gli altri club service affinché si possa diffondere una cultura dei nostri personaggi poco conosciuti. Perché credo che solo chi sa guardare più indietro nel passato saprà spingere lontano lo sguardo, anzi lo sguardo più lontano nell'avvenire. Ed è questo che noi rotariani dobbiamo fare. La parola adesso al professor Benito Paola, presidente dell'Associazione Culturale, per un saluto e per una introduzione anche all'argomento.